Ciao a tutti, benvenuti su Magis of Lotus. Per iniziare questo video vi ricordo di lasciare un like, di commentare se vi va, di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati e la cosa più importante di iscrivervi al canale. Siete sempre di più, siamo veramente molto molto contenti. Se volete partecipare ai nostri giveaway e avere vantaggi esclusivi, abbonatevi. Potete farlo sia su YouTube che su Twitch. Su YouTube seguendo i vari livelli, su Twitch invece è più facile perché c'è l'abbonamento gratuito di Amazon Prime Video. Allora, oggi parliamo di un argomento veramente veramente super interessante. Liberati di queste carte se le hai in collezione. Quindi vi faccio una top 10 di carte che io venderei se le avessi in collezione. Io le mie le ho già messe in vendita, ho vendute, e quindi vi consiglio anche a voi di farlo. Avevo già fatto questa rubrica una volta e devo dire che in pochi mesi sono uscite veramente tantissime di quelle carte. Quindi è stata, per chi l'ha seguita, per chi li ha seguiti, dei video veramente molto molto utili. Spero che lo siano anche questi. Se vi piacciono, veramente supportate il video, quindi lasciate un like perché è molto importante. Allora, partiamo con la prima carta, che è First Guardship. Però qua racchiudo un po' tutte queste tipo di carte, quelle del Commander Ikoria. Allora, una l'hanno già ristampata, che è quella bianca. Invece quella nera e quella rossa con quella blu ancora hanno prezzi molto molto alti e non le hanno ancora ristampate. Secondo me le ristamperanno a breve. Guardate che prezzi folli hanno raggiunto. First Guardship, stiamo parlando di 55 euro. Un prezzo veramente che la Wizard secondo me non si farà scappare e molto probabilmente opterà per una ristampa nel breve periodo. Dove si gioca questa carta? Semplicemente in Commander, soprattutto multiplayer, perché per esempio in Commander 1v1 Centurion, che è quello competitivo che si gioca in Italia, è bannata. Quindi sono bannate tutte e tre in realtà. Quindi il prezzo è dato semplicemente a Commander multiplayer. Analisi molto semplice, la carta è veramente molto molto forte ed è molto versatile, nel senso che se giocate blu e avete dei comandanti facili da castare, la carta si gioca automaticamente, diventa un negate a costo zero se avete il comandante, quindi veramente molto molto forte, però in questo caso il rischio di ristampa è non alto, di più, quindi correte a vendere le vostre copie se le avete in collezione. Allora, la seconda carta che mi sento di consigliarvi di vendere è Nicol Bolas the Ravager. Perché? Allora, è una carta stampata in set base 2019, quindi comunque 4 anni fa, e non ha ancora ricevuto ristampe e non si gioca neanche così tanto. Quindi ci sono tutti i vari fattori che possono portare questa carta ad essere molto rischiosa. L'unica ristampa che c'è stata è Judge, ma sinceramente non la considero una vera ristampa, perché 161 copie disponibili sul mercato al prezzo di 47-48 euro, purtroppo non possiamo considerarla una vera e propria ristampa. Verrà ristampata? Sì, in realtà su questa non è detto che lo facciano proprio a breve breve breve, ma verrà sicuramente ristampata. Ripeto, una carta che da tenere in collezione non è neanche così utile in questo momento storico. È una carta che io amo, e faccio una premessa, io lo amo alla follia Nicol, è proprio, cioè questa versione di Nicol Bolas mi fa impazzire completamente. L'ho giocata anche in Pioneer, ho montato Grixis invece che RB per giocarlo. Però devo essere sincero, devo essere onesto, devo essere nelle mie analisi un po' asettico per darvi i consigli giusti. Nicol Bolas the Ravager non è da tenere in collezione in questo momento. Se non lo giocate particolarmente in Commander eccetera, non è da giocare. Si può giocare in Pioneer, si può giocare in Commander, però è una carta che oggettivamente non è incisiva da nessuna parte, quindi vendetela. Altra carta, vi ricordo che questa è una top 10, ma non è messa in ordine dal primo al decimo, perché tanto per me sono tutte da vendere, quindi non dovevo fare per forza la classifica, non aveva senso in questo caso. Allora, Creativity, Indomitable Creativity, una carta che in questo momento si gioca in un mazzo di Modern molto molto forte, ma che, non avendo avuto ristampe dal 2016-17, se non voglio, non vorrei, no, 2017, inizio 2017, eccolo qua. Stiamo parlando di veramente 6 anni ed è una carta del genere che non ha mai avuto ristampe. Allora, perché per molti anni non si è resa importante una ristampa di questa carta? Perché non valeva niente. Ragazzi, valeva 20 centesimi. Per anni non è valsa niente. E da un anno, circa un anno e mezzo,
che è spikeata, ma prima non valeva veramente niente. E quindi la Wizard, sinceramente, non è che ha proprio tutto questo interesse a ristampare le carte che non valgono niente. Se deve scegliere fra una carta che vale niente e una carta che vale tanto, ristampa la carta che vale tanto, ovviamente. Però questa cosa è cambiata, quindi io veramente credo che sia molto molto rischioso tenere in collezione questa carta. Tra l'altro, sì, forse qualche lista di Commander la può anche giocare, però in questo momento si gioca in Modern, si gioca solo in Modern, quindi se non giocate Modern e l'avete in collezione, liberatevene al più presto, assolutamente. Altra carta di che sarebbe meglio vendere è Emrakul the Promised End. Anch'essa mai avuto una ristampa, questa invece è 2016, se non erro. Eccolo qua, 2016. Carta molto forte, che si può giocare anche in più formati, e si gioca anche in più formati, però di solito si gioca veramente in poche copie. In discesa nell'ultimo periodo, perché era salita a 45-50 euro, poi adesso in realtà è un periodo in cui è in discesa, vedete, 37, 38, 39. Tra l'altro la Wizard sta dimostrando che ha cambiato un po' il modo di pensare su Secret Lair, quindi da un po' di tempo a questa parte sta iniziando a mettere delle monocarte da 35-40 euro di valore, cosa che prima non faceva assolutamente, metteva più carte di basso valore. Invece adesso fa dei Secret Lair, tipo quello con Ulamog, quello con Spellseeker, con una carta di alto valore e poi due o tre carte veramente di basso valore, semplicemente per coprire il numero di carte del Secret Lair. Quindi Emrakul io lo ritengo una carta molto rischiosa da tenere in collezione, vendetela se è presente nel vostro quadernone. Altra carta, questa è una carta per Pauper, perché noi siamo all formats friendly, noi non denigriamo nessun formato, cerchiamo di darvi informazioni su tutti i formati, ovviamente non è sempre possibile perché sono veramente tanti e complessi, però in questo caso ho voluto mettere anche una carta di Pauper. Snuff Out, e come vedete dalla curva è in spike, nel senso che sta salendo, c'è molta richiesta per questa carta, ed è normale perché è una staple di Pauper, e tra l'altro si gioca anche in delle liste di Commander, quindi, e anche in delle liste di Legacy probabilmente, quindi in realtà è veramente una ottima carta multiformato. E questa cosa, e voi direte, che bello, un bel acquisto, si gioca in tutti questi formati. E no, al contrario, nel senso che giocandosi in molti formati, la pressione che la Wizard riceve dalle varie community è più ampia, perché tante community dicono, Snuff Out, ristampiamolo. E quindi questo può portare, si spera, lo spero io per primo, alla Wizard a fare una vera ristampa di questa fantastica carta di Maschere in Mercadia. È uscita in un dual deck Anthology, è uscita in un dual deck molto vecchio, non ha ristampe ragazzi, questa carta non ha vere ristampe, deve essere messa comune in un set come Dominaria Remastered, Double Master, eccetera, va messa, o anche non comune, però va messa assolutamente. Tra l'altro, qualora venisse ristampata non comune, sono sicuro che non abbasserebbe di così tanto il prezzo. Comune sì, ma non comune quindi il mio consiglio è di metterla comune, così almeno ce ne liberiamo e diventa accessibile a più persone. Altra carta, Parallel Lives, una carta che anch'essa sta salendo, quindi nel frattempo, per chi volesse investirci, anche se io sto consigliando il contrario, vi do anche qualche consiglio, qualche carta che sta salendo. Allora, Parallel Lives, quando un effetto ci fa mettere uno più token in campo, invece li raddoppiamo, quindi molto interessante, molto forte, però purtroppo non ha avuto ristampe, quindi dalla prima Innistrad, che parliamo del 2011, adesso ve la apro, eppala, non si fa prendere. 2011, quindi veramente una marea di anni, sono 12 anni. È stata ristampata Judge recentemente con un disegno veramente molto bello. Guardate qua che bello, sono entrambi stupendi secondo me. E però una ristampa vera serve per questa carta. 844 copie, non sono così poche, ma il prezzo è alto, perché le versioni in italiano 20 euro, ma se ne vogliamo in inglese tocchiamo i 30, quindi veramente un prezzo altissimo. Carta da Commander, non si gioca negli altri formati e non si giocherà mai probabilmente, però in Commander è importante, soprattutto Commander multiplayer, ci sono vari archetipi che vogliono una carta di questo tipo, quindi Wizard, metti Parallel Lives nel prossimo set di ristampe. Altra carta, Clawstone Curio, una carta che adoro perché dice, quando un non artifact permanent, quindi un permanente non artefatto, viene messo in campo sotto il nostro controllo, riprendiamo un permanente che scelga un tipo di carta con quel permanente, quindi ha
un tipo uguale a quel permanente. Per esempio, metto in gioco una creatura, riprendo creatura. Si gioca per scombare in elfi, quindi facciamo combo elfi con l'elfo visionario, la druida, eccetera, Little Sentinel. Molto interessante, però non è che sia così giocata. Però purtroppo il valore invece è consistente. Copia in italiano 13-15 euro, copia in inglese 20-22-23. Però non è giustificata non è giustificato questo prezzo, nel senso che è giustificato solo dal fatto che è una carta che non riceve una ristampa da tipo 17 anni, quindi un tempo veramente assurdo, no? Assurdo. Ecco, quando parliamo del mercato di Magic, delle ristampe della Wizard, eccetera, e diciamo la Wizard ristampa troppo, è vero, ma poi a volte non ristampa carte che sono veramente scontate, cioè carte che hanno 15-16 anni senza una ristampa, cioè cose assurde, ragazzi. E poi si fissa sul ristampare la stessa carta tre volte in un anno e mezzo, cosa che io non comprendo, perché ne uccidi completamente il valore. Sembra quasi che che la Wizard non abbia idee su cosa ristampare. Se non ne avete, scrivetemi, perché ne ho tantissime. Quindi rarità di nome pietra, Clawstone Curio da ristampare assolutamente. C'è solo la ristampa in versione, tra l'altro molto bella. Sembra veramente molto bella. Sembra quello di la pietra, le antiche pietre del Signore degli Anelli. Adesso non mi viene in mente il nome, però è molto figo, veramente bellissimo. Però non abbassa il prezzo questa versione. Quindi Wizard ristampa Clawstone Curio. Altra carta che vi consiglio, Oboro Palace in the Clouds. Allora, una terra veramente con un effetto particolare, ci dà un mana blu, leggendaria, con un colorless torna in mano. C'è un ciclo di terre che rientrano dentro questo consiglio di vendita, che sono Shinka, che sono Minamo, che sono Shizu. Quindi tutte queste tipi di terre di Kamigawa che stanno molto alte e hanno avuto sì e no una ristampa. Oboro non ne ha avuta neanche una, e il prezzo è dato da quello. La carta in sé non è così forte e non dovrebbe stare a questo prezzo. Il problema è che è stata stampata in un set molto molto piccolo, perché Liberatore di Kamigawa, qua vi do una piccola, eccola qua, è un set da 165 carte, quindi veramente piccolissimo. E devo dire che a me mancano questi set, a me piacevano i set piccoli, perché avevi anche il limited, ti dava più la sensazione di montare quasi un costruito con le comuni, potevi avere più copie della stessa carta comune, era bello, oggettivamente mi divertiva, mi piaceva questo senso di set piccolo, che però capisco che per esigenze economiche e di struttura dei set invece sia molto più comodo fare tutti i set da 300 carte, è veramente molto più comodo per loro, quindi approvo a livello imprenditoriale questa direzione. Però Oboro Palace in Clouds è da ristampare e soprattutto è da vendere se ce l'avete, ragazzi, perché 25, 27, 28 euro non li può valere questa carta. Se verrà messa in un secret layer, in un set di ristampe normali, qualora venisse ristampata rara, veramente crollerebbe a 5 euro, quindi non rischiate di perdere anche qui l'80-85% del vostro investimento, perché non ha tanto senso. Io questa carta la venderei. Penultima carta che vi consiglio di vendere, Personal Tutor. Una carta stupenda, con un disegno bellissimo, e veramente le carte di Portal con questo grassetto mi fanno impazzire, veramente mi fanno impazzire. Tra l'altro in Portal le creature hanno lo scudo e la spada vicino alla forza costituzione. Altra cosa che mi fa impazzire e che vorrei che la Wizard riproponesse, anche solo in un secret layer, io preferirei in un set completo, ma anche solo in un secret layer, anzi vi dirò, Universal Beyond, The Lord of the Rings, che uscirà tra qualche mese, veramente se fosse così con lo scudo e la spada sarebbe troppo figo, veramente sarebbe troppo figo. E vediamo se è così, vediamo, piccola prediction, vediamo, vedremo. Persona Tutor, un mana blu, stregoneria, cerchiamo nel nostro deck una stregoneria e la mettiamo in campo. Ovviamente la dobbiamo rivelare, ricordatevi che qualsiasi tutore, peschino, eccetera, che vi fa pescare un tipo di carta specifico, quella carta va rivelata. Perché c'è una specificità. Non va rivelata quando invece la carta non ha una specificità. Tipo Demonic Tutor non rivela. Prendete una carta e la mettete in mano. Potete prendere dalla terra al Planeswalker, non cambia niente. Allora, Personal Tutor, carta che non ha mai ricevuto una ristampa, ma non è in Reserve List, perché le carte di Portal non sono in Reserve List. Non ci sono carte di Portal in Reserve List. È una non comune di questo fantastico set. 55-60 euro la valutazione attuale. E devo dire che in Commander è una bella carta, importante, un bel tutore, soprattutto se giocate combo. Però non potete rischiare di perdere tanto valore con la ristampa di questa carta. La
Wizard ha già dimostrato che questo tipo di carte le ristampa di sicuro. Vi farò vedere anche la prossima, che è sempre su questo, su questo andazzo. Rischiare che da 60 passi a 20 euro, io sinceramente non posso dirvi che vendetela. Per me la dovete vendere. Poi ovviamente se la giocate in Commander, tenetela, accettate la perdita, il rischio di perdere del valore, e ci sta. Però se è lì nel raccoglitore, non ve ne fate niente, io sono il primo che vi dice di venderla assolutamente. Ultima carta per questo video, spero che vi sia piaciuto. Prima di parlare dell'ultima carta, vi ricordo che se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale, commentate se va e attivate la campanella, e se volete supportare ancora di più il canale abbonatevi anche. Allora, Captor of Janzu, turno extra a costo 5, e voi vi direte: ma come mai vale così tanto? Ci sono già tante carte che fanno questo effetto. È vero, però in Commander è importante avere tante carte con nomi diversi, quindi se ne avete 5 è molto meglio che averne 3. Quindi anche Capture of Janzu è molto importante, tanti giocatori di Commander la bramano come Ravages of War. Sono le ultime due carte, infatti le potevo unire dentro un'unica posizione e ho fatto così. Capture of Janzu e Ravages of War, vendetele se ce l'avete, perché veramente, a parte che Ravages of War è in discesa proprio così, ho guardato l'altro giorno, perché appunto secondo me tante persone si aspettano la ristampa. Perché la Wizard ha già ristampato quasi tutte le carte di Portal, Three Kingdom importanti, anche di Portal, e mancano veramente Capture of Janzu e quella, quindi speriamo in una ristampa. Wizard, ristampatele, e voi se ce l'avete vendetele, perché sono veramente troppo troppo rischiose. Allora, siamo giunti alla conclusione di questo fantastico video. Se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale, commentate se vi va e attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati. Ciao ragazzi!